Ragazze, sì, sono così, sono stato un po' così, le onde si sono andate a far benedire, ma dopo me le sistemo un altro po'. Stavo facendo così in casa e niente, mi sa che questo è un nuovo vlog, quindi riapro un vlog. Sì, c'è delirio, guardate lì, perché praticamente ho appena montato l'anta in questo mobile. Intanto che montavo mi stavo guardando un video di Daniela. Ecco lì, vedete, sto quasi finito. Così mi faccio compagnia mentre faccio le cose. Adesso devo sistemare un po' il tutto. Di nuovo riordinare un po' e poi passo oltre perché sto facendo tutti i dentro. Dopo devo fare... Dov'è? Quest'anta, questa qui. Questa, ecco. Posso fare. E devo sistemare un po' il dentro. Ieri mi sono fatta alcuni cassetti, sto facendo quelli che avevo lasciato un po' indietro. Insomma, sto cercando di fare un po' le parti che rimangono indietro perché uno fa tutto il fuori, il sopra e i dentro rimangono un po' lì. Quindi sto cercando di fare questo lavoro. Comunque io procedo, riordino un po' e poi ci aggiorniamo. Ho finito di sistemare, qui come vi dicevo, ho sistemato questa zona e questa. Ho mangiato, ho fatto anche delle cose al computer, sia relative a voi, insomma al canale, ma anche cose mie, che non c'entravano niente. Mo mi sono un attimo infilata la mia giacchetta perché stando ferma al computer mi era preso il freddo, ma adesso per fortuna mi sto riprendendo. Mi sono data una lieve sistemata, ho messo solo un po' di matita, mascara così, un po' di blush, ho dato una sistemata ai capelli, come mi vedete voi, lo so, cioè, ovviamente le onde durano molto poco, quindi vedremo, però per il momento mi piacciono. Dopo vado a mettere anche un rossettino, voglio mettere perché poi vado a prendere Chiara e da lì di corsa... Si va in palestra, quindi quello. Ho già tirato fuori qualcosa per la cena, così dal freezer, così quando torno stasera subito posso cucinarle. Già c'ho le idee chiare, perché già avere le idee chiare è fondamentale quando uno poi si deve sbrigarsi. E niente, ragazze, questo. Ci aggiorniamo più tardi. Vediamo un attimo che riesco a fare, che riesco a combinare. Mentre lei è in palestra riesco a fare qualcosa, se no non lo so, devo vedere un attimino perché dovevo sbrigare due cose, però non so se ce la faccio mentre lei è lì. Vediamo cos'è. Rumori. Vabbè, vi volevo insomma aggiornare sulla mia giornata come prosegue. E questo, ah, ecco che vi volevo dire. Proprio molto molto breve. Allora, ragazze, sotto al video, non è questo precedente a questo perché vi sto editando, ma l'altro ancora, quello dove vi faccio vedere le cose del DM, sotto al video, insomma, dei commenti mi hanno lasciato un po' così, perché? Allora, si riferiscono a cose che secondo me possono anche non riguardare le altre persone. Amicizie, non amicizie, queste robe qua. Io, se una persona mi scrive, mi chiede qualcosa in privato, eccetera, rispondo con gentilezza, ma giustamente non è che devo andare a raccontare i fatti miei, cioè, se non voglio, ecco, cioè rispondo, in modo, come dire, sintetico, breve e basta per non andare oltre. E il fatto che mi si venga a dire che rispondo in modo freddo, quando anzi potevo benissimo anche non rispondere, perché chiedere è lecito, ma rispondere è cortesia, e mi fa rimanere veramente un po' così. Detto ciò, io devo dire che penso anche di aver condiviso fin troppo delle mie cose. Quando penso che abbia un'utilità condividere, ma
cose che alla fine non, cioè, voi non è che cambino nulla o vi diano qualcosa. Non vedo perché devo mettermi a parlarne. Tra l'altro, non riguardano solo me, non mi va di parlarne. Cioè, poi si vedono le cose, nel senso che, cioè, mi vedete, sto bene, sono felice, penso che dovrebbe bastarvi. Cioè, non lo so, boh, non riesco nemmeno forse a esprimere quello che voglio dire, perché allora, se uno risponde e sbaglia a rispondere, se uno non risponde è perché non vuole rispondere, non è gentile, non è abbastanza, non ha risposto abbastanza, ha risposto troppo. Quindi, cioè, bisogna un attimo anche capire pure cosa vogliono gli altri, ma in particolar modo cosa voglio io. Cioè, se io di una cosa non voglio parlare non ne vedo nemmeno il senso di parlarne, perché non è una cosa più che, cioè, me ne frega niente, nel senso, ormai sono, le cose passano, vanno, si va avanti, la vita va avanti, le cose si evolvono. Sono stata anche assente un sacco di tempo su YouTube, quindi boh, non lo so, boh, sono rimasta veramente un po' così. Perché venire a scrivere certe cose? Penso che certe cose si capiscono da sole. Se non si capiscono da sole e uno vuole chiedere, ci sono anche i modi per chiedere, ci sono anche i modi per dire, e poi ci si può anche aspettare che la persona voglia o non voglia rispondere. Non è mica detto che per forza uno deve venire a dire, addirittura per come e per quando e tutto quanto. Cioè, basti la risposta semplice e basilare la cosa, se c'è ancora qualcosa oppure no, punto. Poi il resto penso che sono un po' cose private e anche cose passate, cioè capitoli chiusi. Quindi, questo, ragazzi, basta. Chiudo la polemica perché non mi va, non mi piace proprio, non mi piace. Infatti, a volte non ho risposto anche per evitare, perché poi si creano, come ho visto, poi si creano le polemiche. 3 ore, tanto se continui a rispondere è ancora peggio, quindi mi sono fermata. Chiudo. E basta, ragazze. Volevo solo precisare questa cosa. Chi mi conosce o mi ha scritto, con cui ho avuto persona con cui ho avuto un dialogo, sanno che non è da me essere non gentile oppure rispondere male, in malo modo, fredda, fredda, fredda. Se uno risponde, cioè non so come si capisce da una scritta se uno è freddo o non è freddo, e anche se fosse, magari uno non ha voglia di parlarne, quindi ci può stare. Comunque, chiusa questa parentesi, spero che non se ne parli più e basta, passiamo oltre. Che è meglio, voi che dite? Parliamo di cose belle, positive, di cose attuali, che è meglio, no? Che ne dite? Io penso che bisogna rimanere nel presente e guardare verso il futuro. Mi stavo dando una sistemata, oggi è venerdì, devo dare una sistemata ai capelli che sono un po' mosciati, ma vi do una piccola aggiustata, soprattutto questa ciocca qua, perché stiamo uscendo a pranzo, andiamo io e mio marito, Chiara a scuola, e voglio mandare al sushi perché con lei non ha molto senso, non perché non ce la vogliamo portare, ma perché lei giustamente non mangia quasi niente lì, solo tipo qualcosa di fritto, e preferisco evitarglielo. Quindi abbiamo deciso, dovevamo fare delle cose in casa, ma c'è un tempo orribile, quindi non possiamo tenere le finestre aperte. C'è il riflesso mio là. E quindi abbiamo detto, vabbè, andiamo. E quindi stiamo per andare. Mi sono dato una lieve truccatina, ma così, mi devo mettere il rossetto, vado a sistemare i capelli, infilo qualcosa e andiamo. Ragazze, ciao! Io sono Riccia, mi sono fatta Riccia. Invece io mi sono tagliato i capelli questa volta. È meglio tagliare i capelli perché così diventano più lisci. Più Più dritti ora, vedi? Più dritti. dritti, sì. E la mia baby a casa perché di nuovo abbiamo problemi con le orecchie, vero? Sì. È venuto il dottore e ha detto 4 volte a casa, ma io voglio andare a scuola, per favore, dottore.
Dottò. Poi dottò. Che vuol dire dottò? Dottò. Comunque, io ho fatto la prova a asciugarmi i ricci, non sono venuti male, però li preferisco sì, con le onde. Con le onde sono meglio, vero? Mia mamma mi ha ordinato. Ora ce l'ho un po' così. Avevi detto che c'è. Ah, sì, abbiamo. Abbiamo, mamma ti ha comprato, sì. Cioè ne ho comprato per me, però l'ho comprato anche per lei. Sì, due cose, una per la mia mamma Elsa e una per la Chiara Elsa. Ma che dici? Due fasce, sì. Bigodino, quelle però sì. Originali, sì, che servono per fare le onde. Le onde. Le onde, e poi si mette nel mare e faccio flash. Flash, le onde. Sì. Perché una signora mi ha detto su Instagram, sì. Mi ha detto, guarda che mia figlia ha risolto, non usa più la piastra, non usa più il phone, non usa più niente, e con quelle le vengono delle onde spettacolari, e le durano. E io ho detto, ma sai che c'è? Mo la provo. E quindi l'ho ordinata. Sì. E vediamo. Ma no, me l'ha comprato, ancora non è arrivata. No, ancora no. Sì, quella scatola. Ah. È... Ah, si apre la scatola? Sì, sì. Sì. No, ho detto, viene con la scatola. Guardate qua che richiccio. Ok. Ok. Con la scatola. Mm? Con la scatola, poi lo apriamo e vediamo di, se sono dei personaggi di Disney o niente personaggi. No, è il colore tipo dei tuoi pantaloni questa fascia. No, ma forse ci però sono... Però non c'è personaggio. No, forse ci sono... Prima vediamo. Ah, dobbiamo aspettare che arriva, sì, per essere sicuri. Sì, sì. Vediamo se con i personaggi o con niente personaggi. Ma dimmi una cosa, ma tu hai già ricevuto due uova di Pasqua? Ancora no, perché non è su Pasqua. Ma no, però non che non l'hai mangiata. No, vabbè, una non è tua. Sì, è della mia vicina che si. Una è suo, sì. Poi un'altra è tuo. Sì. Di è che uno, personaggio è? Delle LOL e uno non lo so. E uno te l'ha regalato l'amica di mamma. Sì. Che siamo andati a pranzo da lei, sì. Che ha due gatti stupendi. Sì, e poi molto pelosi, pelosi. Aspetta. E questo uovo è quell'uovo che si può vincere il biglietto per andare a Gardaland. Sì. Al parco divertimenti. Sì, è come Leolandia, però non è Leolandia. È più grande. Sì. Un parco d'anni così. 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 Wow. Wow. E forse ci saranno anche dei personaggi. Comunque, aspetta un attimo che gli dico una cosa. Comunque, ragazzi, vi avevo detto che vi facevo la ricetta del tiramisù alle fragole quanto prima, ma non so se riesco a farvela in questi giorni perché non l'abbiamo già fatto quello con le... ma loro volevano vedere proprio la ricetta per che stai facendo? Per rifarlo. Quindi non vi assicuro niente, né sì né no. Io ci proverò, però non ho la certezza che riesco a farvelo. E poi che altro vi volevo dire? Ah, sono andata a fare il back to Mac. Sono andata. Ma io non siamo posso... andati alla Mac nel negozio che vendevano tutti quei rossetti. Sì, e poi dopo se li mettiamo. Wow, c'è uno rosso che mi piaceva tantissimo. No. Abbiamo preso, quindi io ho portato i prodotti, ho preso tre rossetti col back, sì, to Mac. Se dovete fare questa cosa, sì, faccio vedere. Ogni sei prodotti finiti, vuoti, eccetera. Vi danno un rossetto entro il 31 di marzo, non poi basta, non c'è più questa cosa. Potete sempre portare. Forse questo è questo quello che mi piace. Mo' finisce che lo rompe. Allora, uno è questo. Forse. Che è? Aspettate, vediamo il nome. Com'è? Get the Eint. Allora, aspettate perché è arrivata una chiamata. Dicevamo, si chiama Get the Eint. Sì, tipo, e questo è quello che mi piace. Che non si vede perché... Lo faccio vedere. Aspetta, non mette fuoco, aspetta amore. Comunque, non so se si legge, ve lo scrivo. E questo è quello che mi piace. Questo, aspetta, così facciamo così. Guardate che bello. Ho voluto tre nude, questo qui è quello un po' più rosato, più primaverile. Facciamo mettere così. Tieni un attimo, amore. Mettilo dentro, chiudilo, non lo rompiamo. Questo qui lo swatch.
Non si vede bene questa luce. Ecco, così, perfettamente. Questa. Volevo dei nude che non fossero marroni, perché a me non stanno molto bene. Che stai facendo? Ah, ok. E quindi mi sono fatta consigliare dalla ragazza, mi ha consigliato questo e altri due. E prendi anche gli altri due, glieli facciamo vedere, amore. Ok. Anche gli altri mi piacciono. Questo qui è quello, diciamo, più acceso, un po' più rosato. Poi abbiamo... Io ho il trucco che mi ha regalato Gio Celeste, quello che è bello. Sembra quello che fa... Una trousse, vero? Una trousse. Poi abbiamo, aspetta amore, questo qui, Sweet Deal. Lo metto a fuoco, però penso che si capisce, ma nel caso comunque ve lo scrivo. Questo è quello più proprio nude, un po' più marrone, ecco, però non è un marrone, guarda marrone, ma bello. È sempre rosato. C'è anche verde acqua, quello che mi piace anche a me. Verde acqua. Anche a Giulia gli piace verde acqua. E gli fa tutto verde acqua. Questo, adesso ve lo metto vicino all'altro così li vedete. Anche confronto. E poi, dove è il tappo? L'altro. E You Wouldn't Get It. Questo? No, quello già l'abbiamo fatto vedere, amore. Questo qui dobbiamo far vedere. Si romperà. Ok. Chiudi l'amore, perché se ti cade dalle mani si è rotto il rossetto. No, prima va chiuso. Ok. Come questo è quello più bello. Sono fatto lo svolto. Quello più rosato, sì. Più primaverile, più acceso, ecco. Sì. Un po' meno nude, per intenderci, però secondo me è stupendo. E questo qui è quello, il secondo, che è una via di mezzo tra i due. Sempre primaverile e rosato. Adesso vi faccio vedere tutti e tre vicini. Non l'abbiamo fatto vedere? Sì, l'ho fatto vedere. No. Allora, vi faccio vedere. Questo più, diciamo, esterno, quello più acceso, ecco, il primo che vi ho fatto vedere. Poi nel centro c'è l'ultimo che vi ho fatto vedere, quello che è una via di mezzo. E poi quello un po' più marroncino, ma che comunque sempre rimane rosato, non è un marrone, diciamo, troppo marrone, perché su di me non stanno molto bene. Ecco qua. E questo era il nostro shopping da MAC. Sì, quello che mi piace di più questo, il più rosario, anche a te. Il rosato ti piace di più, amore? Sì, anche a te ti piace. Sì, sì, bellissimo. No, però anche questo è bello, pure il secondo, guarda, sì, vedi? Perché mi piace che secondo tutti piacciono. Tutti mi piace. E niente, quindi ho fatto questo, praticamente ho visto, perché era una vita che non ci andavo da MAC, che i rossetti, che prima costavano 19 euro, poi li avevano portati a 21. Adesso praticamente, ragazze, sono arrivati alla bellezza di 24 euro. Quindi praticamente questi rossetti, cioè io avrei speso 72 euro, non li avrei spesi, vi dico la verità. Se non avessi avuto da fare il back to MAC non li avrei comprati. Però visto la possibilità ho deciso di prendere tre rossetti che, tanto di colori accesi, ne ho tanti, tre rossetti che avrei usato anche giornalmente e, per mettere un rossetto quando voglio di mettere un rossetto, e che non, cioè, che non devono andare a male, li devo finire, ecco. Quindi ho preso tre rossetti che potevo sfruttare tanto, allora così ha un senso. Ma se devo prendere robe un po' da mettere una volta l'anno perché quel colore particolare eccetera, non aveva senso. Però così, insomma, sono rimasta molto contenta, anche perché la ragazza che c'era lì, insomma, che mi seguiva, che mi ha seguita, è stata molto carina, mi ha capito subito quello che volevo. E poi gli ho chiesto il confronto anche con altri colori che avevo visto online per vederli raffrontati a questi tre. E in effetti questi tre erano proprio quello che volevo, perché quegli altri dal vivo erano più marroni. Si leva, però... Ora ci andiamo a struccare la mano. E quindi questo. Vediamo, amore, cosa volevi dire? Volevo dire che questo non si leva, però si leva. Ah. E poi... Stiamo facendo col telefono.
quindi non riesco ad allontanare troppo il braccio perché il braccio poi a un certo punto finisce. Perché non ce l'hai il più lungo fino a no, così. Non ce l'ho il lungo fino a così. Comunque, vediamo. Senza un lettino qua nel centro. Ce l'ho. Una pazza. Perché guarda qua com'è bello, bellissimo. Questo è tutto per me. Sono qua anche la mamma. Mi trucchi, sì, trucchi anche a mamma a volte, vero? Oh. Ecco, no, così sono sciolti, che dite? Tipo Che dite? Perché avendo queste ciucche davanti un po' più lunghe, secondo me non mi stanno male. Ma mamma avevi detto che una non è venuta bene. Sì, vabbè, una ciocchettina non era venuta, però insomma era una vita. Aiuto. Questa? Era una vita che non li facevo ricci, quindi già. Sì, io me li sono tagliate e poi me li sono fatti ricci. Siamo andati dalla parrucchiera, vero? Sì. E poi ti ha fatto lo sciam. Sì, me lo rilasciate. Poi me l'ha fatto con la piastra. Mi sono bruciate le orecchie, però no con il fuoco. Ah, non con il ferro, perché ti ha appoggiato i capelli. Tu già avevi, per esempio, una cosa tiepida per lei bruciare, vero? Però è stato bello, ti è piaciuto andare dalla parrucchiera? Mi è piaciuta. Ecco da qua, si sono tagliati i capelli, ma poco, no? Fino così abbiamo tagliato, così. No, l'abbiamo tagliata così. Ah, così, abbiamo tolto. Sì. Anzi, la parrucchiera non ha voluto tagliare quel centimetro in più che lei voleva, però ha detto no, è peccato, signora, sono bellissime, così va. Io penso che i capelli crescono sempre, quindi non mi pongo questi problemi. Sì, comunque, ma così è meglio quando si taglia, perché così sono più sistemati. Infatti, sono più sistemati. Sì, ma mi ha fatto una fascia dello shampoo dove vengono lisci e non si brucia. E rimangono anche, perché a me mi sono sciolti e sono diventati di nuovo lisci. Ok. Va bene, ragazze, ci aggiorniamo dopo. Le abbiamo già fatto vedere un po' di cose. Sì. Un bacino, mando un bacino. Ciao. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ci vediamo a breve. Sì. Tra un po' al prossimo video. Ciao. Attenzione, se ne va. Ragazze, oggi è martedì e la mia baby vuole fare una cosa. Aspettate che siamo storti. Oggi ho comprato il nuovo dei miei contotelli. Allora, sempre. Oggi voleva aprire l'uovo dei miei contro te. Sì, fa vedere bene? Fa vedere bene da vicino qua. Mini uovo. Sì. Mini uovo dei miei sì, contro te. Perché le uova grandi poi le apriamo a Pasqua, sì, vero? Sì, e le compriamo a Pasqua. Ma questi hanno tipo dei cuori e dei fiorellini. È un timbrino. A me forse mi piace Sofì. Vediamo se troviamo lui o Sofì. Apriamolo, su forza! Su forza! Aiuto! Dai, questo di strappo è carta. Ah, e questo dovrebbe essere la linguetta che da qualche parte. Con le forbici faccio prima. Ok. Oh, ok, abbiamo levato qui la carta che è volato questo pezzo giallo. Mamma è volato. Non fa niente, amore. Vabbè, mettiamoli qui. Vai, apri qua da sopra. Hola, hola. Chissà, cosa ci sarà? Mi sono un po' appiccicata ancora quella cosa. Piccolo, sì, il mini uovo. Sì, e c'è anche il bicchierino. Un bicchierino? Ok, adesso ci arriviamo a aprire. Com'è? Ti hanno appoggiato da qualche parte? No! Ti hanno appoggiato qua, vai, dai un bel pugno. Forte! Eccolo qua, si è bucato. Vai. Dai, apri piano piano, che sennò ora vola da tutte le parti. Oh! C'è una sorpresina dentro, vediamo cos'è. È tutta sporca. È lui. Hai trovato lui. È un timbrino, amore, guarda. Oh. Uffa, fai così. Trovo. Amore, volevi Sofì? Ma è uguale a mamma. Fai vedere bene com'è. Lui. Guarda così, guarda. È lui. Un timbrino.
Hanno un timbrino così. Sì, piccolissimo. Così. C'è anche il coperchietto. In miniatura. In miniatura. La cioccolata. Ah, già fa? Lasciare sul foglio lo devi provare. Aspetta, ti do il foglio. Sì, grazie. Ho il tuo quaderno. Tieni qua. Che bellino. Qui. Vediamo come viene lui. Oh, è la sua testa. Ma no, non c'è il corpo. No, solo la testa. Se fossi grande non c'era il corpo. Anche le braccia. Mi sa che ci riserva l'inchiostro. Sì, infatti. Ma noi ce l'abbiamo. Sì, c'è. Però ancora fa, mamma. Sì, l'ha però... tenuto premuto un po' più forte. Grazie. Prego. Ciao, ciao, ciao. Ma abbiamo la batteria un po' scarica, la andiamo a mettere a caricare. Sì, e poi dopo più tardi in casa. Qui. Salute le ragazze, dice, mi è piaciuto l'ovetto di Chiara che ha aperto? Mi è piaciuto? Mi è piaciuto, poi ne compro un altro e sì. Poi te lo faccio vedere. Ok. Bevo l'acqua. Che avevamo detto sulla cioccolata? Dopo pranzo, dai, mettila lì. A dopo! Ragazze, buongiorno. Non fate caso al mio stato, soprattutto dei capelli, perché vabbè, quando li faccio ricci durano dall'oggi al domani, ma vabbè. E perché sto comunque facendo cose in casa, cioè ho anche Chiara a casa, che come vi dicevo, non so se ve l'ho detto, ma penso di sì, ha di nuovo l'otite. E siamo in fase di imbiancatura, quindi vabbè, delirio. E niente, questo. Comunque mi vedo la pelle molto bella, sto usando dei prodotti... quelli di Balea che ho preso e il siero che mi è arrivato di Shiseido, ragazze. Non so quanto costi, devo andare a guardare, però non è che lo sto usando da tantissimo, da 3 giorni, ma tipo, cioè io mi vedo già diversa, quindi vabbè. Ma anche le cose di Balea, devo dire, madonna che orrore, non sono male. Comunque io ho pulito il bagno, ho stirato, ho piegato panni che andavano solo riposti, piegati e basta, perché stiro solo quello che purtroppo si deve stirare per forza. E messo una lavatrice a fare, che poi ne devo fare anche un'altra. E poi siamo nel delirio che non vi faccio vedere per ora, ma poi vi faremo vedere dopo che abbiamo di là. Appena siamo più work in progress, perché adesso non vedete niente. Vi faccio vedere e... perché dovrebbe arrivare a giorni la cameretta, così poi ve la faccio vedere, ma questo penso in un prossimo vlog, perché non riesco se no a mettervi tutto. E niente, quindi questo, niente di che, mamma mia. Mo voglio andare a fare altre 2 cosette che ho in mezzo da fare, da sistemare, e sto valutando un attimo qua la situazione, perché siccome sposterò una cassettiera, che è poi quella di Chiara, che la devo mettere nella sua cameretta, forse sposto un mobile da qua, quello dove ho i miei trucchi, me lo posiziono in camera. Sto valutando un po' la situation, adesso devo vedere un pochino come fare tutto, ecco. Comunque, per il momento no, non posso fare sta cosa, però adesso insomma devo vedere un po', e devo prendere la misura della zanzariera che dobbiamo sostituire nella sua cameretta, quindi adesso vado pure a misurare quello. E niente ragazze, questo, lei stava facendo l'aerosol e basta, ci aggiorniamo dopo. Non ho voglia di fare, ma devo fare, tra l'altro c'è una bellissima giornata, quindi questo mi dà le forze per fare, che già è tanta roba, ecco. Buon appetito a noi! Noi stiamo per pranzare, vero? I fusilli, siamo fatti per pranzo. No, io c'ho la pasta con l'olio. Con fusilli? E niente, questo c'è un bellissimo sole, meraviglioso, vero? Sì, e poi siamo uscite anche
Fuori con quel bel sole. Un terrazzo. Ma però non è il sole come l'estate, perché ancora deve arrivare l'estate. Ah sì, ancora siamo quasi in primavera, vero? No, non c'è in primavera. Quasi. Siamo all'inverno. Aiuto, dove metto? Siamo all'inverno. Tra un po' arriva la primavera però. Sì, bello, si può anche andare a mare. E si quello è lo scopo. Ci sta mangio. Anche maniche corte. Io mangio. Comunque, ragazzi, buon appetito. Piatto pulito. E ne mangiamo. Sì. Ciao! No, facciamo il video quando mangiamo. Io ma mangio. Per finta tu! Io. Ok, io mangio. Ok, buon appetito. Stavo rientrando i panni, no, finito di pranzare, sto rientrando i panni che ci ho stesi, sono del corriere. Lo sai che giocavo con te? Sì, lo so che tu vuoi giocare con me. Mi ha portato mio amor. Super, super, super mio amor. Non vedo l'ora che sia stasera per prenderlo, vi dico la sincera verità. Perché questo mi è veramente mancato, ve l'avevo detto. E poi mi sto avvicinando al periodo clou, che vi dicevo del ciclo. E quindi sarà la salvezza, anzi già l'ho pronti. Posso prendere le bustine. Io preferisco le bustine, c'è anche il barattolo che si risparmia un pochino, però preferisco le bustine perché cioè sono monodose, già preparate, sono pigra. E poi comunque me la posso portare anche se vado da qualche parte, diciamo così. Quindi questo, questo. E niente ragazzi, non mi vedo l'ora che sia stasera davvero per prenderlo, perché come sto bene quando prendo il ristretto. Poche volte nella mia vita, una sensazione che non vi riesco a spiegare, ma è così. E niente, ora continuo a rientrare i panni, tra l'altro aspetto anche una cosa che ho preso per i capelli, per me e per Chiara, e però credo mi arriverà domani, è un barattolo, niente di che ho preso per le vette biscottate, perché lasciate lì nel coso della Mulino Bianco, praticamente l'affarino si attacca poche volte, cioè le prime volte, poi dopo non si attacca più, rimangono un po' aperte e poi dopo qualche giorno si ammosciano. Siccome ne mangio due al giorno, però non posso mangiare un pacco di vette biscottate, quindi ne mangio due. A volte se mio marito se la fa con la marmellata mangio anche lui, a volte anche Chiara, ne vuole qualcuno, però la maggior parte mangio io. E a volte diventano tipo un po' ammosciate. E quindi ho preso un barattolo apposta, uguale a quello che ha mia cognata, con cui si trova molto bene, quindi questo. Basta, basta. Vado, continuo. E non so nemmeno quanto ho girato, devo vedere un attimo, devo mettere un po' il video al computer a vedere i file in modo che mi rendo conto, perché sennò giro, 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 poi penso che non ho girato, faccio il vlog di un'ora e mezza e basta ragazze. Vado, finisco di rientrare i panni, approfitto del sole che c'è fuori che è veramente rigenerante. Date il mio stato, ma volevo chiudere il vlog sono in questo stato perché stiamo imbiancando barra facendo macello di là. Aiuto, cioè mio marito più che altro, però giustamente io un po' l'ho aiutato. Devo fare lo shampoo, sì, però ho acconciato i capelli così per evitare di sporcarli troppo e sto preparando il pranzo, così pranziamo. Donna, poi se faccio così è meglio, ecco, forse meno peggio, non lo so. Mi sono messa questa giacchetta perché c'è un sole stupendo, ma dentro casa entra il venticello. Non è molto bello perché abbiamo tutto aperto. Mi è arrivato questo barattolo che ho preso della Tupperware. Io ne ho altri due più grandi. Uno che è il doppio e l'altro ancora più grande, dove tengo biscotti e poi tipo le altre cose per la colazione. E qui voglio mettere le fette biscottate. L'ho lavato, adesso lo faccio asciugare un altro po', perché anche se l'ho asciugato
visto che ci mette le fette biscottate, non vorrei che c'è un po' di umido, me le vado a sistemare. Comunque, ragazzi, vi mando un grande bacio. Oggi è giovedì, si avvicina il weekend, tanto poi vi riapro un altro vlog e continuiamo, vi farò vedere sicuramente poi tutto imbiancato. E niente, vi mando un grande bacio, presto vi arriverà la ricetta del tiramisù, ma dovete avere un po' di pazienza perché ho di nuovo Chiara a casa e è un po' un macello. Poi che altro pure stiamo facendo queste cose, stiamo imbiancando e prima, visto che domenica è la festa del papà, volevo fare le zeppole napoletane, quindi penso che la settimana dopo farò il tiramisù alle fragole. E niente ragazzi, vi abbraccio, vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!